Insieme tutti e sei cadevano in ginocchio, insieme indirizzavano lo sguardo in un punto comune preciso verso l'alto, insieme dicevano di vedere la Beata Vergine Maria. 36 anni il prossimo 24 giugno dalla prima apparizione di Medjugorje. Giorni intensi quelli della prima settimana, tanto che secondo alcune indiscrezioni di stampa la commissione d'inchiesta della Santa Sede, presieduta dal Cardinal Ruini, avrebbe guardato con spirito di apertura soltanto alla fase nascente del fenomeno, mentre forti dubbi restavano sulla ingarbugliata sequenza di episodi umani ed ecclesiali degli anni a seguire. Il Cardinale Ruini è venuto da me, mi ha consegnato lo studio dopo tanti anni, non so, 3-4 anni e più o meno, hanno fatto un bel lavoro, ma siamo lì per prendere decisioni. Così diceva Francesco sul volo di ritorno da Sarajevo quasi 2 anni fa. Invece i tempi sembrano allungarsi e sulla difficile decisione da prendere nelle ultime ore irrompono le parole del vescovo di Mostar, Monsignor Ratko Peric, in linea col suo predecessore Monsignor Pavao Zanic, entrambi contrari, cioè, a riconoscere autenticità al fenomeno. Duri i toni della lettera pubblicata sul sito diocesano, nella quale il prelato evidenzia la figura ambigua che appare a Medjugorje, ride in maniera strana, obbedisce ai veggenti su dove apparire, si lascia calpestare il velo in modo indegno. Monsignor Peric conosce sin dal loro inizio tutte le traversie legate alla diocesi di Mostar, nonché le presunte apparizioni. Perciò ancor più motivati appaiono i sentimenti di smarrimento negli animi dei fedeli di fronte alla sua conclusione: la Madonna non è apparsa a Medjugorje. La lettera, badate bene, si concentra nel negare ogni carattere di soprannaturalità fin dalla prima settimana dei fenomeni e, per una concomitanza che non sfugga, giunge a ridosso dalla nomina di Papa Francesco, avvenuta nel giorno della Madonna di Lourdes, di Monsignor Henry Oser, arcivescovo di Varsavia-Praga, diocesi suffragania di Varsavia, come inviato speciale della Santa Sede. Attesissimo il suo arrivo da parte dei fedeli, anche perché davvero Monsignor Oser è un vescovo molto particolare. Infatti è anche mente rigorosamente scientifica, già che ha esercitato la professione di medico per 20 anni in Ruanda come missionario occupandosi di fertilità matrimoniale e lotta all'HIV. A Medjugorje però arriva con compiti prettamente pastorali rispetto alle esigenze dei pellegrini. Per un pronunciamento sulla veridicità delle apparizioni invece bisognerà aspettare ancora. Ci vuole tempo, ha ribadito proprio oggi il Cardinal Müller, prefetto per la dottrina della fede. E del resto la prudenza è una delle virtù cantate di Maria, lei, la Vergine prudentissima.